È un bilancio non così positivo quello relativo alle operazioni messe a punto dai carabinieri per l'anno 2011. In grande, infatti, sono in crescita i delitti commessi, anche se solo del 2%. Nel 2010 i militari ne avevano contati 16.942, mentre l'anno scorso 16.705. Tra questi spiccano sicuramente i furti sia in abitazione che nei negozi, ad oggi rispettivamente 2.608 e 709 contro i 2.493 e 666 del 2010. I furti in genere rappresentano il 45% del totale dei reati che si verificano in provincia e un 30% di questo 45% riguarda proprio i furti in abitazione. Il furto in abitazione è un reato che non è facile scoprire. Le operazioni di servizio che abbiamo portato a termine, anche di un certo rilievo, nel 2011 sono andate a colpire l'organizzazione criminale, poi responsabili di diversi furti, ma rimangono evidentemente un alto numero di reati non scoperti. Credo che sia importante che anche i cittadini siano molto attenti a difendere le proprie cose. Gli anziani sono sempre più colpiti, i furti commessi e i loro danni sono passati dai 127 del 2010 ai 163 nell'anno appena conclusosi, anche se i cittadini stanno imparando che sporgere denuncia migliora ogni giorno il nostro territorio. Drasticamente sceso il numero di rapine compiute in banca, appena 9 nel 2011, così come un calo si è verificato in materia di omicidi, soltanto 4 contro i 6 del 2010. Attenzione alta invece nei confronti della criminalità organizzata. Nel 2011 abbiamo avuto riprova di una presenza che si andava strutturando da parte dell''Ndrangheta nel Basso Piemonte e anche nella provincia di Cuneo, in particolare nell'Albese e Braidese. Il 21 giugno furono eseguite 9 ordinanze di custodia cautelare per associazione per delinquere di stampo mafioso, quindi questo ci indica, se ce ne fosse stato bisogno, che la guardia va sempre tenuta molto alta e che non ci sono territori che per definizione possono ritenersi avulsi da questo pericolo. Tra gli impegni per il 2012 un pattugliamento più forte per contrastare i motociclisti indisciplinati e per gli incoscienti automobilisti che non rispettano il semaforo rosso al tunnel di Tenda.